Vabbè. Eccoci qua, ritornato Emanuele, ciao. Ciao, ciao. Hai messo registra record? Sì, ho messo, stiamo registrando. Perfetto, perfetto. Quello che abbiamo detto sì. È stato registrato, quello che abbiamo detto negli ultimi 8 secondi. Allora, ulteriore puntata e andrà avanti, perché qua ormai è diventato un vizietto per entrambi. Visto che non siamo d'accordo su molte cose, l'ultima volta siamo finiti un po' troppo sull'attualità, ci siamo detti privatamente. Ma facciamo così, proviamo a tornare indietro. Fissiamo una data di partenza, è inutile rifare la storia d'Italia dai tempi di Enea o prima, no? Prendiamo una data ragionevolmente vicina, proviamo a guardare le condizioni iniziali, così come erano, a quella data, e da lì ragioniamo e vediamo rispetto alle condizioni quali erano, ciò che era possibile. Quindi chi ha dato, da allora in avanti, cosa ne pensiamo, se abbiamo le opinioni diverse, valutazioni diverse o coincidenti sulle cause del declino. E allora gira che tiri, gira, se ti vabbè, è naturale fare la storia della Repubblica. Quindi prendiamo il 46-48. 46-48 perché è una fase, cioè vuol dire prendere un anno preciso, no? 46, come sapete, c'è il referendum, qui l'Italia diventa Repubblica, il 48 è, diciamo, il primo governo non CLN, no? Sì, sono le elezioni, qui l'Italia sceglie chiaramente il suo campo. Sì, gli elettori scelgono di stare dal lato occidentale, niente URSS, il PC passa all'opposizione e va al governo della Democrazia Cristiana, che poi governerà per 40 anni assieme ad altri. Quindi è ragionevole pensare al 46-48 come le date medie. Partiamo da lì e proviamo a ragionare sulle cause del declino, eccetera, eccetera. Poi vedremo come arriveremo ai giorni nostri. Basta. Allora, visto che così, do la parola a Emanuele, che si è preso la briga di fare lui un po' la variabile di stato, come la chiamiamo nei modelli, no? Cioè le condizioni iniziali. Bene, come era l'Italia, bene, più o meno, nel 46-48. Sì, l'Italia nel 46-48 era un paese semiperiferico in Europa, con fondamentali come livello di istruzione, livello di sviluppo, a un grado medio nel panorama dell'Europa, e fa inizialmente le scelte giuste, cioè la classe dirigente della nuova Repubblica sceglie per quel grado di sviluppo dell'Italia un modello di crescita che funziona, cioè un modello di crescita aperto alle esportazioni, con salari bassi, con una gestione corretta della finanza pubblica e un costo del denaro e un costo della vita, un'inflazione bassa, e con, attento qui, un intervento pubblico che funziona in settori strategici, come fondamentalmente l'acciaio. E su queste basi, con l'importazione di capitale, di tecnologia, di capitale in forma di macchinari, di tecnologia dall'estero, dagli USA in particolare, l'Italia ha sempre avuto una scarsa propensione a innovare in proprio, ha sempre importato. E allora c'erano le condizioni per importare. Su queste basi l'Italia cresce molto e il famoso miracolo economico tra la fine degli anni 40 e la crisi del 62-63. Ed è un modello di crescita export-led, secondo me non dissimile dai modelli che poi abbiamo visto in Asia nei suoi fondamentali, cioè basso costo del lavoro, intervento pubblico in settori strategici. E poi questo modello inizia a incepparsi negli anni 60. Noi abbiamo negli anni 60 una prima occasione persa, che è la crisi del 62-63. Aspetta, però non correre così tanto, perché mi stai correndo tanto. Prima, cioè l'Italia del 48 economicamente com'è? Agricoltura, industria, servizi, presenza statale, tasse. Cioè, io sono d'accordo con le cose che hai detto, però per dare a chi ascolta un quadro un po' più preciso, no?
Cioè, per esempio, l'Italia non è innovare. Sì. Era molto improbabile che l'Italia di quegli anni potesse innovare. Era un'economia tecnologicamente molto arretrata, no? Non c'era proprio il know-how. No, non completamente. No, ti sbaglio su questo. Cioè, non, è un po' improprio. L'Italia nel 48 è un paese molto diviso, dove c'è il triangolo industriale che è un'area di discreta industrializzazione negli standard europei. Ed è un'area che in passato ha fatto un pochino di innovazione in alcune aree, nella meccanica. E, per esempio, nella Prima Guerra Mondiale noi avevamo un'industria dell'aviazione discreta, che era un settore allora tecnologicamente più avanzato. Fra le due guerre avevamo fatto qualcosa nella chimica, ma non era un paese... Però era molto concentrata l'industrializzazione dell'Italia a quell'epoca, nel nord-ovest. Invece c'era un sud Italia che era ancora drammaticamente arretrato e c'era tutto il nord-est centro che era in una situazione intermedia, che quindi voleva dire che l'industria fondamentalmente non c'era ancora, se non un pochino di diversificazione in Emilia Romagna ed in Toscana. Però allora l'Italia era veramente sul piano industriale divisa in tre, però il nord-ovest su termini di base industriale non era disprezzabile, è che era ristretto e quindi si trattava, insomma, di mettere in moto un paese del genere. Questo è importante, per esempio, il fatto che l'Italia fosse così, perché il fatto che l'Italia negli anni 50 può svilupparsi e può esportare con un costo del lavoro basso, ma all'interno di una struttura industriale che si modernizza molto in fretta, è perché aveva anche quest'ampia riserva di manodopera agricola nel sud, che è appunto... E non solo nel sud. Sì, però soprattutto nel sud molto forte, del 60% ancora, che si accontentava ancora di salari molto bassi. Quindi l'Italia era un paese così, e molte aree periferiche, semiperiferiche allora dell'Europa erano simili, per esempio anche la Spagna aveva pochi nuclei industriali, però il nord-ovest italiano sul piano del... Nord-ovest italiano nel 1950 l'industria che percentuale di PIL faceva a naso? Io a memoria non lo so. Potrei andare a guardare, ma oserei dire che se prendo manifattura e industria del 1950 forse arriva al più a 15% del PIL, 18%. No, guarda, nel 38-39, secondo le stime, l'industria supera l'agricoltura come PIL a livello nazionale. E quindi tu hai nel sud una situazione in cui l'agricoltura è intorno al 55% del PIL, e nel nord-ovest l'industria era già maggiore dell'agricoltura. Nel nord-ovest, certo, ma sul piano bisogna guardare anche il complesso del territorio nazionale, no? Nel complesso del territorio nazionale l'industria aveva già un PIL maggiore dell'agricoltura. Di poco, insomma, era più o meno, considera, diviso in tre, con servizi un po' più grandi, non ricordo le percentuali esatte, ma insomma, servizi un po' più grandi, poi industria, agricoltura, però non era interamente agricolo, insomma, cioè, c'era già un'industria discreta. E quindi hai una base, fai delle scelte di politica, anche di impostazione geopolitica molto azzeccata, cioè il punto è, io ragiono in termini di modelli di sviluppo. Allora, a quell'epoca, in particolare negli anni 30, e nei anni fra le due guerre, c'era l'idea dell'industrializzazione sostitutiva di importazioni, che è il modello di sviluppo che aveva il fascismo fondamentalmente, con l'autarchia, che era profondamente sbagliato. Poi divenne... Dopo la seconda guerra mondiale, cioè industrializzazione sostitutiva di importazione, vuol dire... L'idea della import substitution è un'idea inizialmente autarchico-fascista che a un certo punto divenne, devo dire, credenza comune fra gli economisti. E che per esempio l'America Latina continua... Di sviluppo, c'era tutto il banco... mezzo mondo, Nazioni Unite, ci provarono un po' dappertutto, no? Ci provarono l'America Latina, ci provò l'India, relativamente poco di questo
se non nella, nel, cioè il settore, allora andiamo per ordine, per quello dobbiamo andare per ordine. C'è un settore privato. No, però una cosa da dire. No, però una cosa lì, l'Italia non fa questo modello dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia fa un altro modello. L'area di sinistra diceva, gli economisti della sinistra dicevano che bisogna fare l'industrializzazione sostitutiva di importazione. Ma l'Italia sceglie un modello diverso, un modello di esportazione, di apertura, che funziona. Invece quelli che fanno l'industrializzazione, come l'America Latina, l'India, eccetera, va male quel modello. Quindi noi facciamo una scelta diversa, una scelta di apertura al mondo, dopo il fascismo, che da questo punto di vista invece era stato fallimentare, e era una scelta che riesce. Beh, allora, se però, voglio aggiungere, noi facciamo in parte quella scelta, però proprio tutto l'intervento statale si concentra nell'import substitution, cioè noi facciamo anzitutto la scelta, abbiamo un IRI, che ci viene data in eredità in realtà al fascismo. L'IRI viene costruita, no? La nazionalizzazione delle banche segue alle crisi bancarie degli anni post-guerra, post-prima guerra, e siderurgia, eccetera, pure. Queste esistono già. Poi la grande aggiunta, io direi, dal punto di vista storico del dopoguerra è l'ENI. E l'ENI, sì. No, l'IRI negli scelta... anni 30, dopo la crisi del 29, sì. Delle banche pubbliche. Lì negli anni 30, dopo la crisi del 29. Esatto, dopo la crisi delle banche pubbliche si costruisce progressivamente l'IRI, questa idea di Beneduce, poi eccetera, continuata. Alla fine della guerra seconda, l'IRI più o meno esiste già nella sua parte forte, cioè nel suo asse banche e siderurgia, no? E RAI che gli viene messa dentro. Poi il resto, sì, poi col tempo l'IRI della decadenza, ma ci arriveremo dopo, aggiungeranno perfino i panettoni e Dio sa che cosa, ma insomma l'inizio era quello. La grande aggiunta è la scelta di fare l'ENI, che avviene un po' per caso, un po' per iniziativa politico imprenditoriale di questo personaggio interessante che è Enrico Mattei, e poi però viene dopo, io adesso le date esatte non ricordo più, ma il sistema dell'industria elettrica è privata e poi viene nazionalizzata col primo governo di Nel 63, quella è un'altra cosa. Esatto. Però l'ENI è una grande aggiunta, però in termini di impatto sul modello, secondo me l'ENI è marginale, perché il petrolio costava comunque poco e il petrolio si importava. Lì la scelta che viene fatta, che funziona, è di dare l'acciaio a prezzi bassi all'industria, importando il ferro ovviamente e lavorandolo in grandi stabilimenti a ciclo continuo. Attenzione che questo è importante pure per l'Ilva. La crisi di adesso origina allora perché a un certo punto si chiede all'IRI di aprire il quarto centro siderurgico a Taranto alla fine degli anni 50. Il management dell'IRI si oppone a questa scelta dicendo che due centri a sud, c'era già Bagnoli, anche quella a Taranto avrebbe fatto fallire Bagnoli, era eccessivo. E Fanfani, il governo Fanfani, crea il Ministero delle Partecipazioni Statali nel 57 e impone all'IRI l'apertura di fare Taranto. Quello già si rivelano dei problemi, cioè su una grande impresa pubblica che inizia a seguire obiettivi non di economicità suoi, ma diretti dalla politica, che inizia a degenerare fondamentalmente. Però, allora, sono piccole crepe, non si nota, è un processo incrementale. Però Taranto nasce là, cioè l'Ilva di Taranto nasce là. Esatto. E quindi, insomma, l'industria pubblica è quella cosa lì. Volevo cercare di far notare che negli anni cosiddetti del miracolo economico, cioè fissiamoli, perché tu hai dato questa data 62-63 in un certo senso segnando lì la fine del miracolo, per altri, anche per me, dura qualche annetto in più. Si può arrivare fino al 73, sì. Esatto, cioè i tassi di crescita, diciamo così, che oggi ci appaiono alti, no? Negli anni 60 salari si abbassano un po', ma sono ancora alti. Sono ancora, però cambia un po' il modello di piatto. Il piatto arriva nella seconda metà degli anni 70, no? Il piatto nel senso del flat, della
Ecco, però i tratti caratterizzanti sono... No, in realtà in quanto a tassi di crescita, no. Negli 70 arrivano altri problemi, ma in quanto a tassi di crescita... Gli FP, ma si continua a crescere. TFP, sto parlando di TFP, produttività. Ah, sì, ho capito. La produttività italiana, da quello che io ricordo, possiamo controllare in un attimo, ma... Sì. 77 o il 79 diventa piatta. Sì, fa qualche su e giù, ma no, no. Cioè, certo, il PIL cresce fino a PIL per capita cresce fino a fino alla fine degli anni 80 l'Italia converge su PIL per capita. Però prima, ci sono siccome vogliamo capire i fattori di crisi, cerchiamo di andare sugli elementi strutturali un po', Emanuele. Allora, bisogna cercare di dare qualche numero. Allora, l'offerta di lavoro abbondante dall'agricoltura, siamo d'accordo, c'è. Ce n'è tantissima nel mezzogiorno, ma ce n'è anche nel centro, ce n'è anche nel nord. E ce n'è anche in particolare nel nord-est. Fin qui credo che siamo tutti d'accordo. L'industria italiana esporta, quindi fa un modello cinese, siamo d'accordo, 20 anni di Cina più o meno, con un punto di partenza nostro migliore di quello cinese, il reddito italiano del 1950 non è quello cinese del 1980, direi che sarà, in PPP sarà almeno 6 volte di più. E loro sono partiti da un reddito di 1000. Adesso io... Infatti poi loro crescono di più perché appunto partono da un livello... Loro crescono a doppi numeri percentuali per molti anni, noi per pochissimi. Quindi le grandi migrazioni, la nascita di un... Ecco, allora l'industria italiana che nasce e si sviluppa negli anni 50, 60 e poi continua negli anni 70. Riesce a darne una caratterizzazione? Cioè, perché funziona? Solo perché il costo del lavoro è basso? No, guarda, le cose negli anni 60 iniziano a cambiare. Fondamentalmente funziona anche perché si produce abbastanza bene in settori nuovi, moderni. Cioè, le macchine, la Fiat allora, per esempio, le fa bene. Cioè, non è che solo il costo del lavoro basso. E ci sono capacità imprenditoriali effettivamente, però l'Italia, cioè, per esempio si è citato la Cina o il paragone con la Corea del Sud, cioè mentre la Corea del Sud faceva quel modello di sviluppo simile, investiva nell'istruzione come la Cina sta investendo oggi massicciamente. L'Italia questo non lo fa. Un pochino ci prova negli anni 60, e attenzione che quando i socialisti... Andiamo per ordine, perché tu mi salti un po', lascia che ti fermi, perché io voglio accompagnare chi ci segue mano a mano, non facciamo salti. Andiamo, descriviamo gli anni 50 e 60, perché a me pare che l'Italia, possiamo anche cercare dei dati e mostrarli, l'Italia degli anni 50 e 60 investe nell'istruzione. Infatti io che sono 20 anni più di te, faccio parte di quella generazione che di questo ha beneficiato. Io mi sono trovato scuole decenti dalla prima elementare all'università. L'università che ho frequentato tra il 75 e poi, vabbè, a parte il militare in mezzo, sono tra il 75 e l'82, per carità mostrava segni di decadenza, mostrava segni di declino, ma era un'università decente e c'era molto, era ancora uno strumento di mobilità sociale. No, quindi investimenti anche lì sull'istruzione vengono fatti. Non ti pare? Attenzione. Nel sud, negli anni 50, l'istruzione anche media è difficile seguirla per tutti, insomma, nel sud più povero, quindi non è che è massiccio. Lì la svolta o la mancata svolta in termini di modello di sviluppo avviene nel 62-63, quando i socialisti entrano al governo. Con i socialisti al governo, il PSI di Nenni, di cui io ho una considerazione molto buona del PSI, di quel PSI, propone un riorientamento di quel modello di sviluppo, che è un fatto molto importante, verso i consumi interni e verso le basi dello sviluppo. Cioè c'è una riforma della scuola media, che è del 62-63, la scuola media unificata, che è molto importante in termini di investimenti nell'istruzione. E poi c'è la nazionalizzazione dell'energia elettrica, che è l'Enel, che
serve a portare l'energia elettrica anche dove i privati non avevano convenienza ad andare. Però lì, di fronte a questo tentativo di svolta, cioè non è tanto la svolta, sarebbe stata una naturale evoluzione del modello di sviluppo dell'Italia, perché l'Italia a mano che diventa più ricca non può investire solo sul costo. Emanuele, 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 qua finiamo per fare il battibecchi. Se noi, no, perché tu mi stai dando tutta una serie di cose, alcune delle quali condivido, ma sono tutte valutative. Io sento il bisogno, se dobbiamo avere una base di descrizione di come sono le cose, sento il bisogno di dare a chi ci ascolta dei fatti. Non possiamo dargli continuamente il modello di sviluppo, mi piace Nenni. Hanno fatto la nazionalizzazione dell'energia elettrica perché non c'era energia elettrica, boh, dove? Queste sono valutazioni, sono, come dire, anche motivazioni politiche, di scelte politiche. A me pare un po' più essenziale cercare di raccontare i fatti, cioè i fatti nel senso dei dati, no? Cioè, il modello qual era il modello? Il modello era un modello dove la crescita veniva attraverso esportazioni, c'era una, stata una forte urbanizzazione. C'era una scolarizzazione che stava diventando di massa, no? Accompagnate con politiche per renderle di massa. Ad esempio, la scuola media unificata favorisce la scolarizzazione di massa perché fa sì che poi tutti possano fare il liceo, quindi favorisce coloro che vengono dai ceti più bassi la possibilità di fare il liceo e poi anche l'università. Però voglio dire, di fronte a quel tentativo di accompagnare la naturale evoluzione dell'Italia con politiche più inclusive in questo senso, e quel tentativo fallisce fondamentalmente. Quel tentativo fallisce perché ha una base di consenso troppo bassa, c'è cioè la fuga dei, c'è cioè un crollo in borsa, i capitali vanno a lei, cioè c'è una parte della borghesia italiana ha una specie di panico di fronte alla prospettiva del PSI al governo. O del PA, o anche di alcune aree della sinistra DC come Sullo, il piano Sullo, c'è un mezzo golpe, cioè si pensa a un tentativo di golpe, il piano Solo, cioè ci sono, no, questo avviene. Cioè c'è una reazione rispetto a quel. Sì, però non stiamo facendo così, scusami, ma così stiamo, cioè, noi stiamo mostrando i nostri giudizi personali ai tentativi di No, ma è un golpe, fatto. Cioè, tentativi di con la golpe crisi del del 62. 1963 sono francamente risibili, su via. Vabbè. No, però ci fu una campagna elettorale molto dura della Democrazia Cristiana e degli industriali che costruivano le case contro il piano Sullo, per esempio, e contro il PSI. E nella crisi del 62-63 l'Italia esporta contemporaneamente capitali e il lavoro, Notate cioè sì che esporta. Sullo era un democristiano, Per chi non sa, Piano Come? Sì, Sullo era un Sullo, democristiano. quello era un democristiano. Sì, ma fu osteggiato dall'altra parte della Allora, cioè, Democrazia cerchiamo di Cristiana che il caratterizzare piano Sullo obiettivamente. combatte. C'era, ovviamente, in una fase in cui io volevo stare sull'economia, però visto che vogliamo andare sulla politica, andiamo sulla politica. Volevo Allora, stare tu, sulla. no, sull'economia, tu, nella Però no, crisi no, del allora lasciamo fuori, 62-63. scusami, lasciamo fuori queste valutazioni politiche, ma noi le facciamo un'altra volta, perché non abbiamo dato mezzo Allora, dato economico. guarda, se vuoi prendiamo l'appendice del mio libro, ci sono tutti i dati, le tabelle, come cambia il coso, e come cambia la composizione della forza lavoro e il PIL. Però prendi la crisi del 62-63. Con la crisi del 62-63, tu, l'Italia si trova in un processo, nel pieno di un processo di modernizzazione, a esportare contemporaneamente il capitale ed il lavoro, che capitale fugge e crollano gli investimenti, sia privati che pubblici. Poi quelli pubblici si riprendono, quelli privati restano bassi, mentre invece negli anni 50 gli investimenti privati erano molto alti. Cioè io vedo, poi la cosa era ancora rimediabile, però sul piano economico vedo dalla parte dell'imprenditorialità privata un'inadeguatezza a
ad affrontare ulteriormente la modernizzazione del paese. Poi negli anni 70 arriva l'altra inadeguatezza, che è quella di coloro che rappresentano il mondo del lavoro, eccetera. Però già negli anni 60 si evidenziano questi problemi. Come un altro problema che si evidenzia è che negli anni 60 non si riesce a fare un welfare state funzionante. Cioè, il problema viene posto, ma la soluzione che viene data a quel problema è un welfare state frammentato, particolaristico e clientelare. E questi sono problemi che iniziano, sono piccole crepe, cioè come me poi è negli anni 70 che l'Italia sceglie un altro modello di sviluppo, così come alcune scelte di politica economica che vengono fatte nel concreto già negli anni 60 iniziano a danneggiare la grande industria e inizia anche a andare meno bene l'intervento pubblico. E questi sono problemi che si iniziano a manifestare. Io la vedo come un processo, capito? Cioè, tu hai Michele Salvati negli anni, primi anni 70, una delle, proprie, delle prime cose che ha scritto fu un saggio proprio sulla crisi del 62-63, come punto d'inizio di un processo in cui l'Italia inizia a deragliare. Ora, poi per esempio Amato e Graziosi hanno fatto un libro in cui dice punto in cui l'Italia inizia a deragliare il 68, 1968, quando per esempio vengono fatte richieste nell'aumento dei salari, nelle pensioni, le cose le richieste salariali partono da prima del 68, partono nel 65-66, quando si raggiunge il pieno impiego. Però poi nell'autunno caldo vengono... L'autunno caldo diventano più forti, però... Così come le pensioni... Sì. Così sì, come però, il sistema. Guarda, questo è un numero che abbiamo dedicato al declino dell'Italia. Allora, se vuoi te lo carico anche. Qui ci sono, per esempio, i dati sulle spese in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL. Cioè, tu. Quando l'Italia è un paese povero può anche svilupparsi con poche spese in ricerca e sviluppo. Poi però il problema di diventare un'economia innovativa deve porselo. E noi invece abbiamo che questa svolta non c'è. C'è un aumento molto molto lento delle spese in ricerca. Provo a caricartelo, aspetta un attimo. Metto share. E... Che devo fare? Non lo so come si fa. Allora, che devo fare? Boldrin. Vedi, questo è un saggio che ho scritto alle ricerche delle origini del declino economico italiano, con Nuvolari e Vasta, che sono due storici economici. Sì, ma io volevo, non riesco a farmi ascoltare da te. Io quello che avrei voluto fare è dare a chi ci ascolta semplicemente dei fatti all'inizio. Poi guarda i fatti delle spese in ricerca e sviluppo dell'Italia rispetto agli altri paesi avanzati. Guarda queste. Queste cosa sono? Spese in ricerca e sviluppo sul PIL. In Italia sono sempre state bassissime, ma infatti era per quello che all'inizio di questa conversazione, quando tu mi dicevi. Ma insomma l'Italia poteva essere un paese che innovava, io ho subito osservato, ma anche negli anni, infatti guarda, i dati lì sono ancora più spaventosi, se tu guardi i tuoi stessi dati, nel periodo del miracolo economico le percentuali di PIL che noi dedichiamo, stimate a quello che si chiama ricerca e innovazione, sono un decimo, meno un quindicesimo di quello italiano, di quello, scusami, statunitense e un quarto del francese. Nel senso che è relativamente meglio di adesso, adesso è solo metà. Quindi l'industria italiana è un'industria obiettivamente arretrata che fa prodotti di successo nel mondo negli anni 50 e 60 perché sa imitare relativamente bene, soprattutto. Certo. Guarda il confronto con il Giappone, per esempio. Sì, lo so, cioè, ma infatti, ti ripeto, Emanuele, sto ribadendo che questo... Questo dato io lo concordo, tant'è che
ho detto fino all'inizio della nostra conversazione, poi tu mi hai dato torto, che l'industria italiana già negli anni 50 non ha capacità di innovazione perché gli manca il sostrato di ricerca, di appoggio nel settore universitario, di capacità. È debole proprio sul piano innovativo. E questo continua negli anni. Questo è senz'altro una caratteristica. Però io, quello che va detto, cioè occorre riuscire a dare una caratterizzazione di perché negli anni che vanno dal 48 al 78, fondamentalmente, quei 30 anni, la produttività totale di fattori italiana è cresciuta parecchio, è cresciuta più che so, negli Stati Uniti, e c'è stato un processo di convergenza del reddito medio. Questo ha lasciato alcune zone d'Italia estremamente arretrate lo stesso, perché questo processo di crescita è anche avvenuto attraverso forti migrazioni, che si arrestano proprio allora, cioè le grandi migrazioni dal sud, le grandi migrazioni dal nord-est si arrestano con i primi sintomi di industrializzazione nella seconda metà degli anni 60. Le grandi migrazioni dal sud al nord Italia si arrestano a metà anni 70, più o meno, no? Ecco, il punto è che l'Italia della metà degli anni 70 è un'Italia che è già molto divisa in due zone e mezzo, no? Perché il processo di industrializzazione e di crescita nel sud non è avvenuto. Fatti salvi questi centri che tu hai descritto prima, Bagnoli, Taranto, Pomigliano, un po' di industria chimica, Brindisi, a Gela, poi in Sardegna credo che Rovelli fosse già arrivato, però sono delle macchie. Manca completamente un tessuto imprenditoriale di autonomo, piccola media industria nel sud nel 1975. Sì, sì, però... Ed è una differenza sostanziale. Certo, certo, infatti la cosiddetta, come io la chiamo, l'industrializzazione passiva del sud, cioè il sud viene industrializzato dall'intervento pubblico. Però, ecco, diciamo, ecco, posso usare il modello, visto che a te piacciono i modelli. Nel sud, negli anni 60 e 70, poi anche 80, il capitale arriva e arriva proprio da fuori, cioè arrivano dei capitalisti, quasi tutti pubblici, ma non importa. Arrivano dei capitalisti col capitale, le macchine, fanno delle grandi fabbriche. Anche la Fiat arriva. Anche la sì, Fiat. Esattamente. Beh, Alfa Romeo prima, poi Fiat. No? Sì, poi anche. Arriva Alfa Romeo, che è pubblica, ricordiamoci, sì. Alfa Romeo è parte dell'IRI. Quindi arriva il capitale, che poi il capitale proprio arriva il capitalista. E assieme al capitalista arriva il direttore generale, il direttore della produzione, il capo del personale, cioè arriva lo staff tecnico, diciamo, della fabbrica, assume forza lavoro locale, proletariato, usiamo questo schema, e li mette a produrre delle robe che poi vengono vendute in giro per il mondo. E quello che non c'è è l'imprenditore calabro piuttosto che campano, siciliano piuttosto che pugliese. Cioè ce n'è qualcuno, è che ce ne siano zero. Ma non c'è un imprenditore o pochissimi della zona che cominci lì con i suoi risparmi, con i prestiti di qualcuno, a assumere 50 operai, 100 operai e poi diventa, che ne so, l'azienda diventa la Luxottica che nella Gordino invece ne ha alcune migliaia e poi diventa il leader mondiale. Esatto. Quella cosa e non... Sai cosa? No, quella cosa non succede. E cosa fa quel po' di imprenditoria che c'è nel sud? L'edilizia, fondamentalmente. Costruiscono case. E spesso sono gli ex agrari espropriati della riforma, con la riforma agraria degli anni 50, che quando fanno gli imprenditori si mettono nel settore delle costruzioni, che è quello più legato al pubblico, ai finanziamenti pubblici. Però okay, quindi c'è un'imprenditoria meridionale, potere... è vero, infatti credo che questo valga la pena. Le città del sud si urbanizzano parecchio, crescono. Male anche, si urbanizzano male. Però lì c'è anche una divisione, dei compiti o delle sfere di potere. Per esempio la Cassa per il Mezzogiorno, che era guidata da tecnici del PSI o della sinistra DC, non interviene nelle periferie del sud. Le periferie del sud vengono lasciate alle aree di consenso della Democrazia Cristiana clientelare e conservatrice,
Poi anche la sinistra dice: io me lo voglio mangiare, Emanuele. Lui non riesce a fare a meno di darmi valutazioni. Ma, proviamo a fare. Ti ricordi Panorama? Ti ricordi? No, lui va a vagare. Ah, è vero, lui è espresso, lui è del sinistra. Allora, ti ricordi Panorama quando Panorama non era di proprietà di Berlusconi? Panorama voleva vendersi come il settimanale che separava i fatti dalle opinioni. Non c'è mai riuscito, però all'inizio un pochino ci provavo negli anni 70. Dai, cerchiamo di stare... Davvero, ma credo serva anche per chi ci ascolta, perché se no gli confondiamo la... Gli diamo subito la soluzione e gli togliamo il gusto della discussione. Per esempio, questa dell'imprenditoria edilizia, secondo me, è molto importante. Ecco, io questa non l'ho mai studiata. Puoi approfondire un po'? A me sembra azzeccato, nel senso che vedo grandi ricchezze immobiliari e di attività edilizie, compagnie, a venire da Roma al giù. Notoriamente a Roma ce ne sono molti, ma non solo a Roma. Ah, quanto è grande quantitativamente sta roba nello sviluppo, diciamo così, del capitalismo meridionale? Cioè, quanto è edilizio e latifondista il capitalismo meridionale? Beh, se tu togli all'industria meridionale la parte pubblica e quindi tieni solamente il privato, diciamo che oltre la metà del privato è il settore costruzione. Devi considerare che l'industria meridionale raggiunge il 30% del PIL totale sugli altri settori. Quindi di questo 30% del PIL c'è una quota consistente che è pubblica, che sarà un terzo, del restante 20% la metà è nelle costruzioni. Quindi, e il resto è piccola roba, capito? E spesso indotto. E quindi, insomma, è abbastanza consistente. E comunque l'industria del sud poi rimane piccola, perché poi il grosso del sud, quando il sud esce dall'agricoltura, il grosso del sud va nei servizi, come no, anzi va nei senza lavoro, cioè, tra quelli che lavorano, insomma, i servizi hanno un PIL molto grande, l'industria del sud rimane piccola, quindi è un peso significativo nella parte privata, è il peso più importante, poi sono bene organizzati, che quel blocco di potere, ma torniamo alle valutazioni politiche, le cose stanno insieme, però quel blocco di potere là, che poi per esempio si oppone alla riforma di Sullo, è il bacino di consensi della Democrazia Cristiana nel sud. Le cose si tengono insieme, cioè questa mancata modernizzazione. Quello magari è una però cosa che analiticamente dovremmo tornare, no? Nella misura in cui è uno dei fattori del declino, magari proviamo a tornare analiticamente. Però diciamo così che di sicuro negli anni 60, poi negli anni 70, quando cresce, diciamo così che nelle statistiche uno cresce, vede crescere l'industria, l'output dell'industria nel mezzogiorno e vede crescere l'occupazione nel mezzogiorno. Avviene nella maniera in cui abbiamo descritto. Poi cresce nel settore delle costruzioni, avviene nella maniera in cui l'hai descritto. Mentre dopo la fase, allora proviamo a caratterizzare un attimo la fase che va, la fase della crisi. Dato per scontato che insomma, più o meno i fatti del periodo espansivo, chiamiamolo 46-66, dai, per prendere dei numeri in mezzo, l'abbiamo spiegato, cioè industria di beni di consumo durevole, soprattutto con grande capacità di esportare, costo del lavoro relativamente basso, produttività in crescita, imitazione e adozione di tecnologie dall'estero con modifiche e miglioramenti nazionali. Alla Fiat degli anni 60 è un'azienda che regge, no? Tant'è che i giapponesi che fanno le utilitarie hanno paura della Fiat e firmano accordi per limitare il rischio di esportazioni Fiat in Giappone, per paura che la Fiat competa con Toyota, che è una cosa molto comica, però così succede. Poi i salari sono bassi, questo credo sia un fatto su cui tutti gli storici sono d'accordo. Sì. Il tasso di profitto... Negli anni 60 iniziano a crescere più della produttività, però considera che negli anni 50 i salari erano cresciuti meno della produttività. Esatto. Quindi c'è un riequilibrio, secondo me, anche normale. Insomma. E
problema, cioè quando l'Italia cambia modello di sviluppo con la crisi degli anni 70. Ecco, questo però aspetta, io prima di arrivare lì vorrei cercare di caratterizzare obiettivamente, credo che su questo abbiamo la stessa opinione, ma vorrei evitare la nostra opinione. I salari, specialmente nel settore manifatturiero, industriale e anche agricolo, degli anni 50 e 60 sono bassi e crescono meno della produttività. Quindi i margini di profitto crescono. Negli anni 50 crescono meno della produttività, negli anni 60 iniziano a crescere di più. Post 66, se ricordo i numeri. No, credo 61-62 iniziano a crescere di più. Sì, ma dopo devo guardare. Comunque. Sì, ma pochino, è un processo. Però peraltro non è solo italiano, perché attento. Che sì, esattamente, è un fenomeno, fenomeno europeo. E allora, la cosa sì che è rilevante è che le tensioni sociali sulla distribuzione del reddito a fine anni 60 e inizio 70 in Italia sono particolarmente forti. Credo che su questo non stiamo dando un giudizio, ma è un fatto. È vero il fenomeno che dicevi della fuga dei capitali inizia, si comincia a parlare di fuga dei capitali. C'è una certa quantità di profitti di capitali accumulati in Italia che non vengono reinvestiti in Italia, ma cominciano a prendere la strada degli spalloni o insomma di chi tocca. Credo che anche questo sia un fatto. E questi sono gli anni in cui c'è la crescita della spesa pubblica, che tu hai detto, chiamato assistenziale, eccetera. Ma comunque, spesa pubblica non per investimenti, ma per varie forme di trasferimento, comincia pure a crescere. Direi che nei dati anche questo c'è, giusto? Sì. E cresce dal 69 la spesa pubblica, dalla fine degli anni 60. L'interpretazione politica che tutti hanno dato è che questa crisi della spesa pubblica è la risposta dei partiti di governo alla conflittualità sociale che altrimenti avrebbe avvantaggiato troppo i comunisti. Questa è l'interpretazione. Siamo d'accordo? Sì, sì, esattamente. Esattamente. Però il grosso problema poi della spesa pubblica è negli anni 70. Per reagire alla crisi economica, quando poi si fanno le baby pensioni, cioè alla fine degli anni 60 si fa la pensione retributiva, che fa crescere molto la spesa pubblica, e si fanno gli ospedali senza vincoli di spesa, il sistema sanitario, e via. E questo fa crescere, poi però negli anni 70 lo si carica ancora di più. E lì poi, con l'accordo sulla scala mobile, si passa ad un altro modello di sviluppo, che è il modello svalutazione e debito pubblico. E questo... chiariamo anche questo un altro aspetto obiettivo. Durante tutta la fase della crescita non c'è svalutazione, anzi la lira a quel tempo non c'è una grande mobilità dei cambi, va detto, ricordiamo chi ci ascolta, che praticamente... Il sistema di Bretton Woods. Che fino a quando Nixon non sgancia completamente il dollaro e si va a cambi quasi totalmente fluttuanti, cos'è, 74, 71, poi 71, 72, 73, cercano di rimetterlo ma falliscono. Però all'inizio degli 70 l'Italia svala, la lira svaluta. Esatto. Dal 50 e 60 l'Italia non svaluta. Non svaluta, anzi la lira in quel poco di cambio che c'è si rafforza. Poi all'improvviso l'Italia svaluta. E lì iniziano una serie di svalutazioni rispetto a dollaro e marco. No? Il dollaro, io me lo ricordo, a 625 il primo cambio, che era quando era praticamente fisso, e poi, come sappiamo, prima a un certo punto è arrivato a 2000, quindi questo nell'arco di 30 anni. Sto cercando di mettere in piedi i pezzi, no? Perché quelli sono degli anni in cui, nel linguaggio tuo, cambia il modello di sviluppo. Cosa vuol dire cambia il modello di sviluppo? Guarda, un evento cruciale... Il modello di sviluppo si blocca, più che cambia. Però, cambia la di nuovo, sarebbe una valutazione, quindi mi astengo. Sì. Sì, sì. No, secondo me cambia la strategia di sviluppo, che però non è più quella di un paese che dovrebbe essere tecnologicamente avanzato. Se vuoi un evento simbolo è l'accordo sulla scala mobile che introduce il punto unico di contingenza, la scala mobile del gennaio 75. Lì tu dai un'accelerazione salariale molto molto forte. A quel punto
però siamo nel gennaio 75, non nell'autunno, completamente sganciata dalla produttività legata all'inflazione, che l'aumenta ancora di più e che poi ti porta sempre a svalutare la lira. E in quel sistema tu crei fondamentalmente un altro modello di sviluppo. Cioè noi competiamo facendo debito pubblico e svalutando la nostra lira. Ora, cosa che peraltro favorisce le piccole imprese, perché le piccole imprese applicano meno gli aumenti salariali, però beneficiano ugualmente della svalutazione della lira. Quindi, e lì cambia il modello di sviluppo. Il modello di sviluppo cambia ed è l'Italia dice competiamo svalutando, favorendo le piccole e medie imprese, e è l'opposto di quello che invece un paese avanzato doveva fare. Beh, E infatti fermati è di nuovo, diverso stai da dando una quello che fa un valutazione. paese europeo. Fermati, Sì. ti voglio Va fermare, bene, va lasciami fare il mio lavoro, ti voglio fermare, perché di bene. Va bene. nuovo stai dando la valutazione. Diciamo, proviamo a dare i fatti, no? Allora, c'è una crescita salariale, una serie di grandi industrie di beni durevoli entrano chiaramente in difficoltà. I settori di presenza dell'investimento pubblico, siderurgia e chimica soprattutto, mi sembra già entrano in difficoltà inizio anni 70. Assolutamente, negli anni 70 molto, lì si fanno anche scelte di politica industriale molto Buono, sbagliate, viene la chimica in Sardegna. buono, buono, buono. Ma no, perché entrano in difficoltà? La butto lì, Perché in altre parti del mondo, gente con salari più bassi dei nostri cominciano a produrre acciaio e chimica di base, i famosi coreani, giapponesi, eccetera. I nostri salari, che sono cresciuti parecchio, e forse anche una certa inefficienza di alcuni nostri impianti, sto pensando a Genova, sto pensando anche a Porto Marghera, mettono in difficoltà l'industria pubblica. Quelli sono gli anni in cui, ed il Veneto, il Triveneto, questo l'ho vissuto in prima persona, perché al tempo ero qua e facevo politica. Nasce la piccola industria, no? Comincia a svilupparsi una certa piccola industria. E all'inizio è molto dinamica perché è tecnologicamente abbastanza innovativa. Questi sono i periti che creano piccole imprese, il lavoro diventa molto più flessibile, i contratti sindacali valgono molto meno, gli straordinari si pagano in nero, quindi l'aspetto tassazione se ne va. L'operaio è anche più contento perché tanto prende un pochino di più perché lo straordinario c'è e nero. Quindi il modello, diciamo, chiamiamolo Veneto, che poi in realtà diventa padano, perché si estende anche al Friuli, parte dell'Emilia-Romagna, parte della Lombardia, eccetera, comincia a nascere, no? Ed è un modello vero che usa le svalutazioni abbastanza, però questo vorrei valutarlo dopo, no? Ecco, secondo te tutto questo è un... Ecco, secondo te, questo sì ti chiedo una valutazione, sei d'accordo su questi fatti? Perché questi sono gli anni in cui anche Fiat, che è un po' un'impresa simbolo dell'industria privata di successo italiana degli anni 50, 60, inizio anni 70, entra in crisi. Fiat è un'azienda che a metà anni 70 è in grande difficoltà rispetto alla concorrenza degli altri. Volkswagen, la Toyota, Honda, insomma, fa fatica a crescere. Questo mi sembra un fatto obiettivo, non una valutazione. È diventata tecnologicamente arretrata, meno produttiva. Ecco, in che senso quando tu, perché tu insisti molto sul modello di sviluppo, dov'è la scelta consapevole qui? Cioè c'è puramente un meccanismo di incentivi e di gruppi sociali che non vedono quello che dovrebbero fare, non hanno incentivo a fare le cose. Beh, oddio, cioè sono entrambe le cose, sicuramente un assetto che conviene ai gruppi sociali dominanti nell'Italia. Però io vedo anche, secondo me, una scelta anche di puntare su quest'idea della piccola impresa, quando penso alle classi dirigenti di allora, penso a Craxi, per esempio. Vi è Tu una come lo leggi? No, tendenza a perché tu con credere Craxi che vai già avanti. Aspetta, aspetta, che io ti sto sì. tenendo. Ricordi che io ti sto tenendo alla briglia. Sto Sì, parlando degli sì, anni sì. 70. Non c'è ancora. Sì. Craxi appare, è vero, appare,
nel 1976 prende il potere nel PSI, però fondamentalmente sì, fino all'80 altro non fa che il fiancheggiatore degli autonomi, fondamentalmente. Io negli anni 70, se devo valutare da tecnico, dico lì si prende una strada, probabilmente per le circostanze date, si prende una strada che nel lungo periodo danneggia l'Italia. Ok? Beh, la porta sulla via del declino in maniera netta. No, sono d'accordo, Emanuele, che sono d'accordo. Se devo valutare però politicamente gli anni 70, io dico che però lì c'erano gli anni di piombo, c'era il terrorismo, però erano cose senza senso, perché se uno pensa al terrorismo rosso oggi, negli anni 70, questi volevano fare la rivoluzione, è una cosa senza senso. Però c'erano tensioni sociali molto forti, e tu quindi sei di fronte a un sistema politico bloccato, peraltro, a una classe poi che dice, ma di fronte a questa situazione cerchiamo di dare soldi a tutti, che è quello che fa. Quindi tenderei, da storico, da giudizio storico complessivo, ad essere ad avere un attenuante per gli anni 70, è il fatto che c'era una situazione sociale drammatica. Negli anni 80, da storico, questa attenuante non c'è, cioè che negli anni 80 si cresceva e tensioni sociali non ve ne erano praticamente più, e quindi il modello di sviluppo andava corretto allora. In realtà Craxi tenta un pochino di correggere la cosa della scala mobile, ma in maniera molto timida, mentre non corregge per nulla l'enfasi sulle piccole imprese, la degenerazione del sud raggiunge livelli massimi, quindi negli anni Ottanta là si perde una grossa occasione di raddrizzare l'Italia. Ma che occasione si perde? Proviamo a caratterizzarlo. Allora, abbiamo avuto uno sviluppo, chiamiamolo in stile giapponese o coreano, che dura circa 20 anni. Poi c'è una difficoltà di innovare, tenere il passo, anche con l'arrivo sui mercati mondiali di alcuni settori, proprio di giapponesi e coreani, che riescono a essere più produttivi o hanno un costo del lavoro più basso del nostro, e abbiamo delle rivendicazioni salariali più ampie che altrove, o perlomeno che la nostra classe imprenditoriale riesce a gestire. Allora, le cose che forse bisogna fare, non si riesce a fare negli anni 70, sono che cosa? Cioè, negli anni 70 sono anni in cui c'è una grossa conflittualità sociale, ci sono grossi cambi anche nella distribuzione del reddito, e non scordiamolo, l'Italia adotta per la prima volta un sistema fiscale che sembra moderno, cioè che assomiglia a quello degli altri paesi. Viene adottata con la riforma Visentini una tassazione del reddito, nella forma IRPEF, viene adottata anche la tassazione del reddito d'impresa, un po' dopo, ma insomma c'è, e io mi scampi e liberi se la mia memoria mi fa scherzi, ma l'IVA viene introdotta allora. Sì, viene introdotta peraltro creando un buco, perché c'era un'evasione molto forte all'inizio, anche ora, ma ora un po' ridotto. E anche ora, sì, 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 viene ridotta. Ma poi c'è, all'introduzione di queste cose c'è mezzo mondo che evade, che forse va detto. E alle tensioni sociali c'è una risposta non organica da parte del, diciamo, settore governativo, dei partiti di governo, che cominciano a fare spesa più o meno assistenziale in varie parti, o a dare spese di welfare. La più grossa all'inizio è proprio la cassa integrazione, e poi la generosità con cui il sistema pensionistico viene utilizzato per mandare in prepensionamento, cioè una specie di sussidio di disoccupazione che dura 20 anni, no? A quelle persone che proprio a fronte della crisi dei grossi settori industriali pubblici hanno difficoltà, avrebbero, non potrebbero essere mantenute profittevolmente occupati, né si indirizza a trovare un altro lavoro. Si preferisce mandarli in pensione a 45-50 anni. La metà degli anni 70 è abbastanza così. Ok? Ecco, allora io mi fermerei qua prima di andare a Craxi, perché vorrei capire da te, io ho le mie opinioni ma sto cercando di tenermele, che cosa c'era nelle carte che
un sistema politico-sociale altro da quello che avevamo, ma non immaginario, simile a quello che avevamo, avrei potuto fare. Cioè, io al tempo ero nel PC, quindi non ho particolare imbarazzo, e si parlava, devo dire col senno di poi piuttosto avanvera, di ristrutturazione industriale che i cattivi democristiani, i padroni, non volevano fare e noi volevamo fare. Che però non ho ben capito mai che cosa consisteva. Mi ricordo le riunioni, facevo l'aspirante economista con Colaiani, Rullani, leggevamo tonnellate di piani industriali, progress report, e ci eravamo costruiti tutta una teoria per cui potevamo mantenere il polo chimico a Porto Marghera, per esempio, o far sì che Pomigliano, eccetera, diventassero profitable. Devo dire che non ho mai capito, poi, diventato economista un po' esperto, che cosa diavolo avessimo in mente. Ecco, tu che ci hai ristudiato sei anche più giovane, quindi non sei influenzato dal mio bias, che alla fine mi dà fastidio darmi torto del tutto, hai capito? Cioè, nonostante, comunque, il mio io di quando avevo 22 anni è ancora qua, un pochino dentro di me. Che cosa era obiettivamente fattibile, rebus sic stantibus, tra il 73 e l'80 in questo paese qua? Guarda, secondo me bisogna distinguere due cose: le scelte specifiche di politica industriale, che alcune furono notevolmente sbagliate, per esempio l'idea di costruire più polichimici in Sardegna, fatta negli anni 70, l'idea di insistere con i poli siderurgici nel sud e con Gioia Tauro, cioè, no. Furono alcuni errori di politica industriale grossi. Pubblica, dopodiché, vorrei sottolineare pubblica. Pubblica, sì pubblica. Com'era? E dopodiché vi è un problema di, appunto, di modello di sviluppo. Cioè, gli altri paesi dell'Europa affrontano la crisi degli anni 70 rispetto a noi, creando meno inflazione e meno debito. Un po' lo fanno, ma meno. Noi lo facciamo molto di più. E questo crea queste distorsioni. Cioè, l'accordo sul punto unico di contingenza della scala mobile del gennaio 75 non ce l'ha nessun altro paese occidentale fatto in quel modo. Ecco, secondo te, perché noi scegliamo di fare questa cosa? Io mi ricordo le motivazioni di allora e da 18enne, studente liceale, figlio di operai, a me il punto unico di scala mobile sembrava un atto di saggezza. Nel senso che dicevo, vabbè, così il salario reale di mio padre non cala ogni volta che il bottegaio aumenta il prezzo della mortadella o aumentano il prezzo delle scarpe, no? Beh, non è solo quello. Intanto è il punto unico, quindi in proporzione i salari più bassi crescono di più dei salari alti. Ma poi ovviamente è un meccanismo... Ovviamente anche quello secondo mi sembrava giusto, perché riduceva la diseguaglianza. Sì, secondo me lì c'è un'impreparazione delle forze di sinistra. Come negli anni 60 c'è un'impreparazione della borghesia, negli anni 70 e tutto quel clima... Io riascoltavo gli album di Giorgio Gaber a quell'epoca, capite? Tutto quel conformismo anticapitalista dominante che dominava la cultura italiana, che era fuori dal mondo, fuori anche dall'epoca, che poi si traduceva anche in un conflitto sociale molto forte. Sì, il conflitto sociale molto forte, c'è capitalista, era una brutta quello immagine. Viene fatto perché c'è quel clima lì, perché i riformisti sono disprezzati, si pensa che il salario può essere sganciato dalla produttività a prescindere. Ci sono le Brigate Rosse che hanno migliaia di combattenti armati per abbattere i capitalisti. Non esagerare, non hanno migliaia di combattenti, dai, si vede che non c'eri. No, se ne avevano migliaia, forse, tutto sommato. Vabbè. Compagno felice, diciamo di no. Le posso assicurare di no? Speriamo di no. Vabbè, io... No, senta, speriamo, a parte che sono un caso chiuso. Ma no, avevano alcune... Comunque fanno degli attacchi in grande stile. Vabbè. Sì, esatto, sì, forse così è più corretto. Ah, fanno delle operazioni in grande stile, poi c'è lo stragismo nero, insomma. E io vedo un paese, io col senno del poi, perché io non l'ho vissuto, e ovviamente poi nell'epoca conta molto anche il clima che invasa, immagino, però vedo un paese
invasato, preso da lotte, da questioni che sono lontane dai problemi che un'economia avanzata o che vuole rimanere avanzata, diventarlo di più, dovrebbe porsi, una società ed un'economia. Ovviamente sono anche alcune cose positive, buone, penso per esempio i diritti civili negli anni 70 avanzano come mai nella storia d'Italia, penso alla riforma del diritto di famiglia del 74, e queste sono cose molto importanti per la modernizzazione del paese. Quindi c'è anche quello, però a livello di intendimento dei meccanismi dell'economia prevalevano sentimenti che con una politica riformista e saggia c'entrano molto poco e hanno portato a quelle scelte. Io la vedo così. No, no, adesso io non voglio, sto cercando disperatamente in questa nostra puntata di non mettermi a dar valutazioni, anche se adesso le sto Tu dando stesso abbastanza. eri del PC a quell'epoca, pensa come sentimento comune che No, erano no, tutti no, di io sono sinistra. d'accordo, infatti te l'ho appena descritto, infatti ti ho appena descritto ironicamente, ricordi, mi sono avvicinato all'economia proprio in quelle circostanze, ti dirò, perché io mi occupavo di filosofia, storia e linguistica. Poi mi ero iscritto a diritto, ho fatto anche diritto con una certa passione, tutti i fondamentali li ho fatti molto bene a Padova, battendo i record. Un giorno ti racconterò, ma non in pubblico, perché ho mollato diritto. È stata una cosa molto divertente, davvero, davvero nerd. E però l'economia la sapevo, bah, da marxista, cioè perché avevo letto Smith e Marx, ma non volevo, non sapevo l'economia. Quindi scoprì la partita doppia, i bilanci, occupandomi di queste discussioni sulla ristrutturazione industriale che avvenivano con intensità dentro al PC. Ah, quindi, e ricordo perfettamente l'atmosfera. Il punto che mi sto chiedendo è il seguente. Sì, sono state fatte una serie di cose, si è diffusa e consolidata una cultura molto rapidamente antimercato, antiproprietà privata, antimpresa, che aveva una sua motivazione nel fatto, se devo fare una storia della cultura italiana, il fatto che le grandi masse, chiamiamole proletarie, avevano appena conquistato tra il 66 e il 73 un po' di potere salariale e fino allora avevano vissuto completamente fuori, no? Isolate, con un forte senso appunto dello sfruttamento, la distanza sociale era molto forte. D'altra parte, ecco, a me pare che vi sono alcuni altri elementi che però non funzionano oltre a quello antimercato, cioè la riforma del sistema dell'istruzione non avviene. Questo è dovuto solo al fatto che le scuole e le università erano popolate di chiacchieroni che volevano il sei politico o anche a qualcos'altro? Questo non lo so, mi rendo conto che sia una domanda che richiede un controfattuale, cioè uno per rispondere deve inventarsi perché chi era Gui, i vari ministri dell'istruzione tra fine anni 60 e anni 70 non hanno il coraggio o la capacità di prendere in mano il sistema universitario e scolastico italiano e dirlo: santi Dio, sto qua è ancora quello di 50 anni fa, rifacciamolo da cima a capo, perché parte dell'esplosione di rabbia studentesca è anche dovuta al fatto che questo sistema con la massificazione dell'istruzione non regge più. Però tutto quello non viene toccato. E l'altro aspetto è quello della tassazione, che secondo me lì si pianta un seme che dura tuttora, no? Certo, sì. Noi passiamo da un sistema in cui di fatto la tassazione moderna non esiste, in cui interi settori economici non è che evadano, sono autorizzati a non contribuire. Credo che occorra dire a chi ci ascolta che tutto il settore del lavoro autonomo, praticamente fino alla fine degli anni, fino a buona metà degli anni 70, adesso non voglio sbagliare date, ma credo di non, correggimi tu che le conosci meglio di me, praticamente non contribuisce al sistema pensionistico. Esatto, ma E quindi vive in uno stato in cui praticamente tutto il reddito che produce è quasi tutto reddito netto. Poi all'improvviso, e siamo nel 1971-72, all'improvviso lo Stato italiano che ha cominciato a spendere, ha cominciato a fare debito, dice no, devo generare gettito fiscale e si introducono delle tassazioni, in un certo senso, uguali per tutti, non del tutto.
E qui comincia il grande fenomeno dell'evasione fiscale. Comincia anche il fenomeno della crescita della pressione fiscale. Io qui sono andato a rivedere appunto nella pagina del mio libro. Nel 1974 la pressione fiscale in Italia era al 25%, quella ufficiale ovviamente. Cresce di continuo, nell'82 l'Italia supera l'OCSE, 33% Italia contro 32%. Questo è drammatico se ci pensi la crescita. No? All'inizio degli anni 90 la pressione fiscale in Italia arriva al 43% contro il 34% dell'OCSE e oggi la pressione fiscale in Italia è più o meno ancora intorno al 43%. Sono andato a rivedere le stime Istat prima, siamo al 43%, anzi negli ultimi anni è leggermente diminuita in realtà. I governi di centrosinistra, però siamo sul 43, siamo là, cioè quel cambio paradigmatico avviene negli anni 70 e 80 con l'evasione fiscale, cioè, avviene quello e avviene, avviene appunto l'evasione sull'altro versante. Questo avviene a quell'epoca, così come cresce il debito pubblico, cresce la spesa pubblica, ma non migliora e la spesa e il rendimento nell'istruzione. Perché non avvenga, non lo so. Ti posso dire perché non avviene nella pubblica amministrazione, che è un altro settore, che è ugualmente importante. Che anche nella pubblica amministrazione non migliora l'efficienza, non viene riformata, anche là si va indietro. Quindi non avviene perché quello era il settore del clientelismo di un certo sistema politico che non viene riformato, che non si vuole riformare. Sulla scuola, francamente, perché non si riformi profondamente? Non lo so, sospetto perché gli operatori della scuola si opponevano, il problema non era abbastanza avvertito e poi si opponevano. So che nell'università si procede con assunzioni indiscriminate negli anni 70 e 80, di cui paghiamo le conseguenze, oggi un po' meno perché ormai sono andati in pensione. Però le logiche erano quelle, e valgono anche nella pubblica amministrazione. E quello è un periodo in cui la spesa pubblica italiana cresce molto, cresce anche la pressione fiscale, ma non è una spesa che va al potenziamento della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della ricerca e sviluppo. Anzi, quelle funzioni fondamentali si deteriorano in Italia. Guarda, siamo d'accordo, però io come vedi ti sto... Quindi in realtà se ci pensi stiamo dicendo che gli anni 70 sono la svolta chiave. Sì, vero, negli anni 80 c'erano margini per correggerle o forti che non vengono conti. Sì. Però è negli anni 70 che in parte, o forse adesso è inutile che proviamo tu e io a fare factor analysis e a distribuire le colpe, no? Cioè, di sicuro la grandissima tensione sociale irrisolta, il conflitto, di sicuro la diffusione di una cultura, di un sistema di valori che dice il mercato è male, il capitale è male, che la proprietà privata è male. Di sicuro una classe politica che decide di comprare voti facendo spesa pubblica, però senza riformare lo Stato. Forse non lo capisce, adesso non lo so, non so se non lo capiscono, se lo capiscono ma ne hanno paura. Adesso, a leggere quello che hanno scritto loro e quello che hanno detto, mi viene difficile da dire che i Fanfani, i Moro, gli Andreotti, ma anche De Martino o chi vuoi tu del tempo, o anche chi stava all'opposizione, poi è stato al governo per breve periodo, i Barca, i Napolitano, eccetera, capissero di cosa c'era bisogno. Io invito tutti davvero ad andarci a rileggere i vecchi numeri delle riviste del Partito Comunista, che era molto avanzato, che aveva un grande numero di intellettuali nella seconda metà degli anni 70, quando era coinvolto nell'attività di governo, e di quello che si parlava allora, di quello che si diceva per le riforme che erano da fare. Se le leggi col senno di poi ti fanno ridere, fanno letteralmente ridere. Quindi forse c'era proprio una non comprensione generalizzata, sai, Manuele, me ne sto convincendo, che andava da destra a sinistra. Poi io penso che, e qui do un giudizio prettamente politico, penso che il limite fosse la debolezza della cultura della sinistra riformista in Italia. Le culture dominanti, comunista e cattolica, non avevano
gli strumenti per gestire quella fase sul piano culturale di comprensione delle cose. E la cultura riformista in Italia era allora, specialmente allora, molto debole. Molto debole. Sì, ma io credo che proprio non capissero nemmeno quello che stava succedendo. Cioè, non credo, per esempio, sì, capissero la rilevanza del cambio del prezzo del petrolio, il fatto che la crescita del costo del lavoro implicava cambio tecnologico per sostituire macchine a lavoro. Non, cioè, mi sembrava, capisci? Può darsi. E quindi, insomma, le cose vanno in quel modo. E io, però, passando ora agli anni Ottanta, in questo giudizio... No, fermiamoci, altrimenti diventiamo troppo lunghi, perché siamo a un'ora, Già, siamo a un'ora, no, ti sto forzando a stare negli anni 70 apposta, sia perché voglio concludere sugli anni 70 per oggi... Dobbiamo fare una terza, 80 oggi! sì, non c'è scampo, se vogliamo fare un servizio pubblico, dobbiamo... tranquillità, fra un paio di settimane, vediamo cosa succede negli anni 80. A me pare, no, io credo che sia rilevante che entrambi siano d'accordo, che ci siano degli elementi fattuali che dicono negli anni 70 c'era una crisi di sviluppo, c'erano delle cose da fare nei settori che abbiamo detto e non vennero fatte. E le cose che vennero fatte furono, se possibile, ancora più dannose. Tu hai menzionato... Controproduttive. Sì. E direi che vale la pena di elencarle. Non si riformò l'istruzione e la giustizia. Si alzarono le tasse in maniera sostanziale, i soldi extra vennero spesi in maniera assistenziale. Non senza per combattere l'evasione. Senza no, combattere anzi, l'evasione. Si costruì un meccanismo che sembrava fatto per mantenere l'evasione. Certo. Quindi si creò punto questa... unico di contingenza sulla scala mobile cui tu eri a favore. investimenti pubblici in grandi impianti nel sud, in Sardegna, completamente improduttivi. Scelte di politica economica sbagliate dell'impresa pubblica. C'era, io credo, un tentativo che lo vedo parte della nostra cultura di rifiutarsi di vedere la necessità di cambiare radicalmente e di dire, ok, se noi rilanciamo e facciamo di nuovo quello che abbiamo fatto fino adesso, vedrete che funzionerà. Cazzo, ha funzionato negli anni 50, ha funzionato per buona parte negli anni 60, deve funzionare di nuovo. Sì, secondo me c'è un tentativo di fare politiche che nel breve periodo vanno bene a tutti, scaricando i costi, e i costi li scarichi sull'estero, svalutando il cambio, e sul debito pubblico. Cioè c'è l'idea del free riding che si inizia a dire, facciamo così, va bene a tutti, tanto creiamo debito, se ne importa, poi si vede, poi infatti adesso si vede, e scarichiamo svalutando la lira. Però tecnicamente su questa cosa della svalutazione della lira, guarda, ci torniamo crescita, sulla prossima, perché secondo me richiede un approfondimento specifico, proprio il sistema di incentivi che crea e per il tipo di specializzazione di vantaggio comparato che crea, se ci stai. Sì. Settimana prossima o quella dopo. Gli anni 80, poi parliamo anche... E quindi parliamo anche negli anni 80 si svaluta. Negli anni 80 si abbassa molto l'inflazione, ma l'inflazione rimane il doppio in media degli altri paesi della CE e la svalutazione della lira continua. Quindi noi abbiamo fondamentalmente, continuiamo a seguire quello stesso modello di sviluppo, anche se l'inflazione in termini assoluti viene significativamente ridotta. Però siamo in quel modello di sviluppo là per tutti gli anni 80. Va bene, ragazzi. Una cosa, nell'80, sull'entusiasmo, ancora nell'87 esce un libro di Filippo Turani sull'Italia e dice: quando l'Italia supererà la Francia e la Germania, la locomotiva Italia è il titolo, quando l'Italia supererà, e diceva che nel 2025 l'Italia avrebbe superato la Francia e la Germania come PIL complessivo. E
per dire, esiste un entusiasmo, cioè l'inconsapevolezza era generale e continua ancora per tutti gli anni Ottanta. C'è questa idea della locomotiva Italia che va, non ci si rende conto di quello che sta avvenendo, che arriva l'Asia emergente. Per quello volevo un po' di, sono assolutamente d'accordo che Turani, tra l'altro adesso è molto critico, al tempo era un cantore di come andava, e io ho questo pezzo che tanti mi hanno chiesto, l'ho menzionato, no? Ah, c'è un articolo di due persone a cui voglio molto bene, uno non c'è più e l'altro è appena andato in pensione, ma gli devo essere diventato un economista, cioè Francesco Giavazzi e Luigi Spaventa, che però è un paper sintomatico, perché è un paper in difesa dei giochi di debito pubblico, di inflazione, bla bla bla, craxiani degli anni Ottanta, che in realtà hanno, a mio avviso, completato, no? Come hai detto tu, negli anni 70 non si fece quello che si dovrebbe fare, si sarebbe dovuto fare, e si fecero delle scelte di politica economica drammaticamente negative. C'era maniera di recuperare negli anni 70, 80, e negli anni 80 invece io credo ci fu la colata di cemento craxiana che sepolse tutto, e a quel punto... Cui si aggiunge poi l'incancrenirsi del sistema politico bloccato, che vuol dire malaffare, tangenti, però negli 80 diventa, ma cioè il sud degli anni 80 va completamente alla deriva, sì. Diventa macroscopico la cosa. Diventa là. Macroscopico. Ma quindi per però quello... in queste condizioni, appunto, si diceva: ma la locomotiva Italia va, cioè nell'87, capito? Se uno lo vede oggi. C'è l'Andrangheta, la mafia, la Camorra, cioè bellissimo, non l'ho, questo libro nell'87 io studiavo seriamente, anzi avevo appena iniziato il mio 86-87, avevo appena finito il PhD, quindi pensavo a scrivere paper su Endogenous Business Cycle, non seguivo assolutamente cosa succedesse in Italia, l'avevo completamente mancato. Mi sembra un perfetto esempio di come confusamente le classi, vedi, di come proprio le classi, e questa era quello che tu avresti chiamato sinistra riformista. Questa sì, questa addirittura. E non avevano capito cazzo, tanto per essere. Almeno loro avevano capito. Sì. De Cecco aveva capito le cose, Marcello De Cecco. Se tu vedi chi negli anni 80 e 90 avverte in anticipo sui rischi del declino per il modello di sviluppo scelto dall'Italia, è Marcello De Cecco. Marcello, bene, sì. Dammi delle indicazioni, perché io l'ho conosciuto poco. Quando l'ho conosciuto faceva un po' troppo l'alternativo, diceva strane cose di teoria monetaria che non condividevo, e quindi mi farebbe piacere, perché era uno simpatico, a leggere che aveva anticipato Noise from America sul declino. Perché, Gli articoli che scriveva per Affari e Finanza, su Repubblica, gli editoriali che scriveva. Cioè, anni 90? Il titolo di... Sì, primissimi anni 90. Sì. Recupereremo De Cecco. Manuele, dai, oggi siamo andati veramente lunghi. Ragazzi, grazie per la pazienza. Siamo arrivati fino agli anni 70. Però dai, 30 anni in un colpo solo. E non abbiamo neanche bisticciato, come dice lui. Questa parola molto... mi sembra ottimo. Ci si sente fra un paio di settimane, una cosa del genere. Va bene. Ciao, caro. Ciao.